Ora, sarebbe una lettura di superficie quella che attribuisse a Heidegger una sorta di messianismo in forza del quale solo l'apparizione di un Dio venturo ci può salvare, perché in realtà il testo chiede di essere interpretato nella cornice generale dell'ontologia di Heidegger e della sua storia dell'essere, ove, come sappiamo, la sola speranza che resta aperta è quella di una svolta nella storia dell'essere, una svolta che non dipende dall'uomo, che non dipende da un presunto per Heidegger Dio trascendente, ma che dipende unicamente dalla storia dell'essere in quanto tale, una storia che l'uomo non governa e non amministra, figurando tutt'al più come pastore dell'essere, e che può al massimo preparare pensando e poetando, senza mai esserne protagonista. Quindi, una, anzi, delle possibilità di lettura del cosiddetto passaggio dal primo Heidegger al secondo Heidegger, secondo quella che gli interpreti hanno inteso come, e Heidegger stesso ha qualificato come la chere, la svolta nel suo pensiero, potrebbe essere proprio questo, cioè il fatto che Martin Heidegger in Essere e Tempo interpreta l'abbandono della Seinsfrage, la questione dell'essere, in maniera ambigua, ambivalente, perché per un verso sembra essere colpa morale, per così dire, dell'uomo aver tralasciato la questione dell'essere per precipitare nella deiezione e nell'inautenticità della chiacchiera, della curiosità e dell'equivoco, che per inciso ancora molto puntualmente descrivono gli assetti dell'odierna civiltà di massa. Per un altro verso, però, già in Essere e Tempo, Martin Heidegger sembra intendere la Seinsvergessenheit, l'abbandono, la dimenticanza, l'oblio dell'essere come parte della storia dell'essere e quindi come un qualcosa non dipendente dalla volontà umana. Ecco, questa ambiguità che ben aveva sottolineato Emanuele Severino nel suo libro su Heidegger e la metafisica viene superata dal secondo Heidegger, dove ogni responsabilità dell'uomo viene in qualche modo accantonata. Il vero protagonista è l'essere con la sua storia, rispetto al quale l'uomo può tutt'al più figurare, come dicevo, come preparatore mediante il pensiero poetante. E quindi, in qualche modo, nel secondo Heidegger tutto è pervaso da un senso ontodestinale, per cui è l'essere con la sua storia, con i suoi invii imprevedibili a determinare i passaggi a nuove epoche, a nuove illuminazioni dell'essere. E così si spiega quell'ultimo passaggio che Heidegger fa nella sua intervista Solo un Dio ormai ci può salvare, dove appunto è da sperare che una nuova illuminazione dell'essere, che una svolta, che un nuovo invio nella storia dell'essere, per definizione destinale, possa mutare l'ordine delle cose. È stato più volte sottolineato come in Heidegger, dove potentemente opera la parola, la Seinsgeschichte, la storia dell'essere, coincida con un Seinsgeschick, con un destino dell'essere, dove schicken vuol dire proprio inviare, sono gli invii destinali che l'essere fa aprendo nuove configurazioni storiche che l'uomo riceve senza poter in alcun modo contribuire a preparare, a cambiare o a modificare. Ecco, in questa prospettiva Heidegger coglie l'oblio dell'essere e quindi anche l'oblio della differenza ontologica, ossia la differenza tra l'essere e l'ente, ma al tempo stesso coglie in qualche modo l'assenza di Dio come uno dei tratti della nostra epoca, ma in qualche modo lo intende sempre in relazione alla storia dell'essere, non come problema in sé e per sé.